Ciao, ciao ragazzi. Olè! No, oggi è un grande giorno. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shalebuno. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video, oggi ragazzi siamo in un nuovo vlog. Perché come avete letto dal titolo, finalmente ragazzi un po' di serenità, finalmente una leggera, una soffiata di felicità. Perché ragazzi finalmente dopo 15 giorni Christian e mia mamma escono dall'ospedale. Dopo 15 giorni di ricovero da parte di Christian, perché mia mamma è uscita positiva ma stava bene, ma Christian purtroppo ha la polmonite e ce l'ha ancora, ma fortunatamente è risultato negativo a 2 tamponi fatti all'ospedale, quindi può uscire e la cura la può fare a casa. E finalmente raga, dopo 15 giorni Christian ritorna qui tra di noi. Lasciate subito un bel mi piace, un bel commento, mi raccomando iscrivetevi al canale, voglio tanti commenti per Christian di bentornato. Ecco raga, mi raccomando, sfondate YouTube. Vi ricordo sempre di scaricare l'app di OneFootball, primo link in descrizione, mi raccomando scaricatela che è la miglior app del calcio. Trovate tutte le notizie, trovate tutto quello che volete sapere sul mondo del calcio e sulla vostra squadra a cuore gratis, lo scaricate nel primo link in descrizione. Detto questo, oggi 1° giugno ragazzi, mio fratello si è ricoverato il 18 maggio, quindi ha fatto tantissimi giorni di ricovero, solo lui e mia mamma nella stanza. Hanno sofferto tanto, abbiamo sofferto anche noi a casa per la loro mancanza. E niente, il telefono. Niente, ho risposto un attimo al telefono, telefonata importante. Non è vero, era Ciro il morto. Comunque, stamattina mi sono svegliato, questa bella notizia, mi chiama Christian. Perché ieri, 31 maggio, Christian ha fatto il tampone insieme a mamma. Hanno fatto il tampone, quindi il 31 maggio mattina. Il 31 maggio sera gli hanno fatto sapere il risultato ed è uscito negativo, sono usciti negativi tutti e due. Quindi in questo momento mia mamma sta preparando tutta la roba per ritornare a casa. E oggi 1° giugno, verso le 13:30, andremo a prendere a Christian al policlinico di Napoli e finalmente diciamo quasi finito questo incubo. Oggi mi sono svegliato molto presto, vi dico la verità, perché ho montato il video che uscirà oggi. Tra l'altro raga, sta un casino in questa stanza, non si capisce niente, quando non c'è mia mamma non si capisce niente. Vedete che noi youtuber non facciamo niente, invece no. Io stamattina ho svegliato alle 8:30, ho montato il video, sto da 5 ore a montare sto video, il nostro è un lavoro vero. Niente, a parte questo, volevo dirvi un'altra cosa, che tra poco andrò a prendere, tenete presente quei cosi che si sparano, i coriandoli, quello là che li spariamo quando viene Christian, qualche cartellone con bentornato Christian e gli diamo un bel bentornato a casa perché se lo merita. Poi mi vorrei fare un caffè, dovrei vestirmi, dovrei lavarmi, devo fare tante cose. Quante cose devo fare? Non lo so. E tra l'altro ragazzi è arrivato anche papà, perché se non sbaglio che è andato a prendere il pane, la pasta, la pizza, non lo so, però è arrivato papà. Faccio saluto. Vabbè, è arrivato con queste pizze parigino margherita, questa qua con i pomodori, questi qua non mi piace questa a me. Bella raga, questa è del panificio, buonissima. E gliela diamo anche a Christian ovviamente. Papà, finalmente oggi andiamo a prendere Christian. È solo 1:30, vai giù, finalmente. Mamma mia, assa fa. Risultato negativo sia lui che mamma. Finalmente andiamo a prendere Christian. Sono commosso, giù. Lo portiamo a casa. Siamo emozionati. Tu già sei pronto? Mamma mia. Maglietta delle Hawaii, pantalone, scarpa bianca. Sei grande. Io ora vado a vestirmi. Ciao, sei grande. Già anni 80. È iniziato anche il caldo, ragazzi, mamma mia. Ma rotto il cazzo sto telefono. Ok, siamo vestiti. Ho messo a caricare il video di oggi. Grande Enzo. E ovviamente ci dobbiamo lavare i denti, la faccia, perché ciato si sente. Stiamo facendo un po' i capelli, un po' di profumo e siamo pronti. Ora andiamo a comprare i cartelloni, andiamo a comprare quella roba dei coriandoli che sparano boom, esce tutti i coriandoli da fuori e niente, bella. Ragazzi eccoci qui, siamo in macchina, pronti e carichi. Allora ragazzi, siamo appena usciti dal negozio e abbiamo comprato gli sparacoriandoli. Ecco qua, 2 sparacoriandoli. E stiamo a sparare malamente, va? Ci vuole. Oggi è un giorno speciale. Dai, finalmente ragazzi, dopo tanto tempo. Poi ragazzi, io stamattina sono andato a comprare invece 2 cartelloni. L'ho scritto bentornata mamma, non avevo i pennarelli, ce l'ha Christian, quindi l'ho scritto con la penna. E bentornato Christian. Ora ci stiamo recando all'ospedale e Christian
dovrebbe uscire verso le 14, vero? Sì, verso le 2. Verso le 2, verso le... Ce l'ha mangiato il virus. 10, un quarto. Ce lo stiamo mangiando il virus. Ci vediamo direttamente all'ospedale quando Cristian esce. Ai! Siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati all'ospedale. Sole. Lo facciamo vedere Cristian. Saluta! Ciao Cristian! Saluta! Tra poco esci! Ti aspettiamo! Ci siamo qua! Siamo pronti per fare le valigie. Oh, ciao. Ciao! 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 Eccolo! È pronto! Vedi la mascherina? È ritornato. Come sta? Che fai adesso? Che sia, finalmente. Sì, va. Wow. Questa è in prigione. Ma andiamo a casa a mangiare. Cibo buono. Sì. Vai, va. Olè! È tornato Cristian. Wow, Cristian, sei grande. Ciao! Cristian, andiamo a casa. Sì. Andiamo. Bentornato Cristian. Grazie. Olè! Grazie Cristian. E ovviamente, tornati all'ospedale, si mangi, cioè, per favore. Cristian, fammi sapere questa parmigiana di melanzane com'è. Con la pizza, cioè non accompagna neanche col pane. No, io guarda, faccio così. No! No! Com'è? Tanta roba. Abbiamo le patatine, abbiamo la Pepsi, pizzetta pure io. Buona. Che buona. Buon pranzo. Buon pranzo, ragazzi. Si ritorna a mangiare a casa. Ah, bene. Il cibo dell'ospedale, nonno. È tutto rispetto, però. Era brutto il cibo dell'ospedale, Ucess. Questa è pizzetta artigianale. Allora ragazzi, ora vi spiego un poco questa, come sono state queste due settimane di vacanza. Di vacanza all'ospedale. Allora, appena sono arrivato, diciamo, un po' così così, gli infermieri, e non ero abituato perché stavo con mia madre. Ovviamente io, essendo minorenne, non posso stare solo io, perché quello era un reparto Covid. Se io ero maggiorenne, dovevo stare solo io. Appena arriviamo, io e mia mamma subito imbarazzati, perché vediamo come in TV tutti quanti con il caschetto, la maschera là, con il vestito là azzurro. Mi faceva un'impressione assurda. Allora, i primi giorni devo dire che sono stati un pochino terrificanti, diciamo, perché non ero abituato, diciamo, all'ospedale in quella situazione con Covid. C'era il letto che mi dava un fastidio enorme, un letto strettissimo, tosto, c'era il materasso tostissimo e non riuscivo a dormire bene. Noi in questo reparto Covid eravamo solo tre di noi, io, una ragazza che si chiamava Chiara, che saluto, e Stefan. Un saluto a Chiara e a Stefan. Abbiamo incominciato a fare amicizia, anche mia mamma con le madri hanno incominciato un pochino a parlare, un pochino a fare amicizia, perché poi non si poteva uscire neanche dalla stanza, bisognava restare in questa stanza, che stavano delle finestre piccolissime, bisognava rimanere in quella stanza e non si poteva uscire, non si poteva fare niente, neanche andare nel corridoio. Devo dirvi che ho avuto un bel rapporto con loro, proprio bello, proprio da amici, come se ci conoscessimo da tantissimo tempo. Lì mangiavo sempre, mangiavo la pizza, ho 4-5 volte mangiato la pizza, 2 volte ho mangiato il panino. Poi con gli infermieri, diciamo che gli infermieri sono stati veramente veramente bravi, hanno saputo fare il loro lavoro molto 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 bene. Ho avuto poche esperienze nell'ospedale, però questa devo dire che qui gli infermieri sono stati veramente veramente eccezionali. Ho proprio un carattere buono, bravo, gentile, non si scocciavano mai di fare una cosa. Infatti ci hanno offerto la pizza 2 volte e io li stimo per questo. E comunque queste 2 settimane sono state bene, perché ho conosciuto questi due nuovi amici, ho fatto amicizia con gli infermieri, è stato divertente, va. E che dire, ragazzi, il video può finire qua. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Ora tutti quanti nei commenti voglio hashtag bentornato Cristian, che sono ritornato più carico di prima, ok? Bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella.